Bentornati su Radio News 24 e On Air, io sono Americo Caruana e oggi insieme a me c'è Gianluca Marani di Just Funny Games. Ciao Gianluca, come stai? Bene, grazie, salve a tutti, ciao. Gianluca, portaci all'interno della tua attività, come è iniziato il tutto? Dunque, il tutto inizia circa 11 anni fa, anzi non circa, un po' di più, non di più di 11 anni fa, quando io e il mio ex socio Ludovico Cellentani, che già lavoravamo nell'ambito dei videogiochi per un'azienda americana, facendo servizi professionali in quelli che erano, diciamo così, i nonni degli attuali smartphone. Noi facevamo videogiochi per i telefonini Java J2ME, quindi i vecchi Nokia, diciamo così, N95 e quant'altro. E con l'avvento delle nuove tecnologie, forti della nostra esperienza, abbiamo deciso di lanciarci nel mondo dell'imprenditoria e di fondare Just Funny Games, che da 11 anni ha l'obiettivo, insomma, in qualche modo di aiutare altre aziende, diciamo così, nella realizzazione dei loro prodotti, fornendo quindi consulenze a 360 gradi sullo sviluppo di videogiochi e anche applicazioni a livello entertainment, ma non solo. Nel nostro piccolo cerchiamo di ritagliarci quando possibile anche lo spazio per creare nostri videogiochi, quindi nostre creatività che poi cerchiamo di collocare sul mercato autopubblicandoci nei classici canali Apple e Google, insomma, che noi tutti più o meno conosciamo. Fantastico. Ci sono delle difficoltà che possono essere definite universali per chiunque si voglia approcciare a questo mondo? Penso magari un ragazzo o una ragazza che vogliono intraprendere un po' quella che è stata la vostra strada. Allora, ovviamente ci sono sempre un pochino di difficoltà, soprattutto anche dal punto di vista tecnico, perché come puoi immaginare, il creare videogiochi nel nostro caso è comunque uno sforzo che unisce sia una creatività che devi avere un pochino innata, ma anche tante tante competenze tecniche. Mettiamoci anche fondamentalmente che il mondo è grande e la caduta, insomma, di alcune barriere a parte della distribuzione hanno fatto sì che realtà come la nostra potessero crescere, nascere e crescere, ma però hai anche tanta concorrenza, quindi è un obiettivo ambizioso quello di cercare di avere la visione di come il tuo prodotto, la tua creatività, quello che il messaggio che vuoi lanciare sia apprezzato dagli utenti, oltre che essere ovviamente ben confezionato. Ecco, diciamo che se vuoi sviluppare quantomeno una base di programmazione è necessaria. Noi più o meno siamo tutti ingegneri come me, e anch'io, avendo questa passione da bambino, ho coltivata studiando ingegneria informatica. Fantastico. Parlaci un pochino dei progetti passati e quelli che sono alcuni dei progetti correnti. Dunque, diciamo che in questi 11 anni, come dicevo prima, noi nasciamo con una doppia anima che abbiamo mantenuto tutt'oggi. Una parte nello svolgere servizi professionali per quelli che sono, nel nostro mondo vengono chiamati publisher, ma diciamo che sono editori nel mondo tradizionale dei media di cui facciamo parte. Quindi creiamo videogiochi dall'inizio alla fine, oppure parti di essi a seconda delle esigenze. Non solo, anche dal punto di vista, diciamo, industriale, cerchiamo di aiutare facendo quello che ormai come termine va un pochino di moda, della gamification, cioè portiamo la visione tipica dell'intrattenimento in prodotti che magari hanno anche delle finalità più nobili del divertimento, quali per esempio l'educazione. Al momento stiamo facendo per clienti stranieri dei videogiochi educativi, quindi che aiutano i bimbi dai 4 ai 9 anni nell'imparare a leggere e scrivere, piuttosto che anche videogiochi. Ne abbiamo fatti tanti, circa 50 titoli in 11 anni, questo per conto terzi, ecco, in collaborazione con altri, e anche relativi al mondo dell'e-learning, al mondo del fitness, simulatori, chi più ne ha più ne metta, giochi anche in ambiente bowling, cioè proprio lavorando con delle aziende che producono piste da bowling, cercando di portare sempre un pochino del nostro, dell'estro, ecco, tipico del nostro mondo, all'interno anche di mondi che ne hanno bisogno, credo. ne beneficiamo entrambi.
Fantastico. Facci invece dei progetti futuri. Dove lo vedi Just Funny Games in 5-10 anni? Io spero tanto di diventare un piccolo leader, diciamo. Finora abbiamo curato molto la parte business to business, quindi lavorando per conto di terzi. Stiamo investendo quest'anno, già da un po' di anni in realtà, su una parte business to consumer. Noi abbiamo negli anni maturato diverse relazioni con altre società, tant'è che dal 2014 abbiamo una consociata, la Digital Tales di Milano, con la quale portiamo avanti quello che è il nostro futuro di entrambi e stiamo realizzando, insomma, un videogioco di corse su due ruote per dispositivi mobile su licenza della Dorna, quindi è un videogioco di Superbike. Ecco, questo è il nostro futuro, credo, Fantastico. spero che a breve, insomma, potremo rilasciare sul mercato. Meraviglia. Che cosa ti porta questo lavoro umanamente e spiritualmente parlando? Allora, diciamo che per me è stata la realizzazione di un sogno, perché io, insomma, da piccolino volevo in qualche modo, volevo un negozio di giocattoli, in realtà. Poi, con l'arrivo dei videogiochi, mi sono subito appassionato e, umanamente parlando, mi dà tante soddisfazioni. Devo dire che ogni giorno mi sveglio e non mi pesa andare al lavoro, però ci sono comunque tante sfide, tante preoccupazioni anche, insomma, quotidiane che per la nostra famiglia allargata, chiamiamo così, che è la mia impresa, mi tengono un pochino sveglio ogni tanto, qualche notte, però in generale, umanamente mi dà tantissimo, cioè è proprio quello che io volevo fare. Piano piano spero di salire ancora questa scala. Ecco. Assolutamente. Gianluca, io ti ringrazio per aver condiviso la tua Grazie a te. realtà assolutamente interessantissima. Possiamo scoprire di più su Facebook a Just Funny Games e anche su YouTube a Just Funny Games. E dici bene dove possiamo trovare tutta la tua attività. La potete trovare fisicamente, noi siamo basati a Imola, in provincia di Bologna. In centro e sul sito www.justsundaygames.com o su Apple e Google Store. Perfetto, grazie mille Gianluca per essere stato con noi, a Grazie. presto! Grazie a voi.